Ciao a tutti e benvenuti nella mia cucina. Oggi andrò a preparare i ravioli fatti in casa con la barbabietola. Gli ingredienti che ci occorreranno sono 350 g di semola rimacinata, 150 g di farina 00, 5 cucchiai di acqua, un uovo intero, 2 pizzichi di sale e 140 g di barbabietola con tutta l'acqua. Come prima cosa andiamo a frullare la barbabietola. Vado ad inserire la barbabietola all'interno del frullatore. Mi sono messa i guanti per evitare di macchiarmi le mani. Metto anche l'acqua, quella della barbabietola, e vado a frullare. Una volta ottenuto questo risultato, andiamo ad aggiungere i 5 cucchiai di acqua e continuiamo a frullare. Una volta ottenuto questo risultato, lo andiamo a filtrare. Quindi prendo un colino e vado ad inserire la barbabietola frullata e facciamo colare il succo in questo modo. Facciamo così fino al termine. Dopo averlo filtrato tutto per bene, questo è quello che abbiamo ottenuto. Adesso mettiamo da parte e andiamo a mettere le due farine all'interno di una ciotola. All'interno di una ciotola vado ad inserire la semola rimacinata, la farina 00. Vado a mescolare queste due farine. Adesso creiamo un buco al centro e vado ad inserire l'uovo. Metto il succo della barbabietola, lo metto poco per volta e un pizzico, due pizzichi di sale. E inizio ad impastare. Se necessario, aggiungiamo un altro pochino di acqua. Adesso dobbiamo impastare fino ad ottenere una palla liscia e omogenea. Dopo aver formato la palla, ecco come si dovrà presentare, vedete? Morbida e non appiccicosa. Adesso la copriamo con la pellicola trasparente e la facciamo riposare a temperatura ambiente per un quarto d'ora. Nel mentre vado a preparare il ripieno. Ci serviranno 250 g di ricotta, 100 g di grana padano grattugiato e 200 g di spinaci. Io sto utilizzando quelli congelati. Come prima cosa ci occupiamo degli spinaci, quindi li vado ad inserire all'interno di un pentolino. Metto un goccino di acqua, giusto poco poco, in questo modo, e li porto sul fuoco. Una volta sbollentate, ecco come si presentano, vedete? Adesso li vado a trasferire all'interno di un frullatore. Per pochi minuti comunque li dovete tenere dentro il pentolino.
il tempo giusto che si scongelino. Adesso metto la ricotta. Metto un pizzico di sale. E il grana padano grattugiato. Adesso vado a frullare il tutto. Dopo aver frullato, ecco come si presenta il nostro ripieno. Vedete? Se risulta troppo molle, aggiungiamo un altro po' di grana padano. Trasferisco tutto all'interno di una ciotolina. Metto il coperchio e ripongo in frigorifero fino a quando non vado a stendere la pasta. Sul piano da lavoro vado a mettere un pochino di semola. Prendo l'impasto della pasta. Guardate che bel colore. E lo adagio sopra la semola. Guardate che bello. Adesso vado a stendere una bella sfoglia. Mettiamo un po' di semola sopra, in questo modo. Dopo averla stesa, all'interno della sac à poche ho messo il ripieno. Adesso dobbiamo fare una cosa. Mettiamo per un attimo da parte la sac à poche. Dobbiamo prendere la sfoglia e la dobbiamo piegare a metà, in questo modo. Dobbiamo far combaciare le due estremità. Così ci rendiamo conto dove dobbiamo poi andare a mettere il ripieno. Adesso apriamo quindi questo sarà il centro. Adesso ci servirà questo attrezzino che è un tagliapasta. Se voi avete altre forme potete utilizzare quello che avete. Io ad esempio ho questo quadrato e utilizzerò questo, anche se volevo farli a cuore. Adesso vado ad appoggiare delicatamente lo stampo, il tagliapasta, premo leggermente in modo da crearmi già la forma, così so dove andare a mettere il ripieno. In questo modo. Lascio un po' di spazio tra un raviolo e l'altro.
Bene, adesso vado a chiudere la sfoglia, quindi la piego. In questo modo. Faccio uscire l'aria. Uscire tutta per bene, sennò poi in cottura si aprono. Il tagliapasta andiamo a formare i ravioli. Premo in questo modo. Guardate che sono belli. Guardate. E adesso faccio tutti gli altri. Li adagio sul piano da lavoro con un po' di semola. Con l'impasto che avanza, lo rimpastiamo nuovamente e lo stendiamo e facciamo altri ravioli. Dopo averli preparati tutti, adesso li lasciamo lì sul piano da lavoro e andiamo a mettere sul fuoco la pentola con l'acqua per la pasta. Adesso dobbiamo preparare una crema di burrata e pistacchi, quindi abbiamo bisogno di due burratine. Vado a togliere il laccetto. Andiamo a tagliare la burrata. Guardate che meraviglia. E andiamo ad inserire all'interno del frullatore. Che meraviglia. Aggiungo la granella di pistacchi. E vado a frullare il tutto. E la mia crema di burrata e pistacchi è pronta. Adesso la metteremo da parte. L'acqua bolle, vado a salare e vado a calare i ravioli. Metto un goccino di olio. E porto i ravioli a cottura. Nel mentre, dentro una padella, metto un goccino di olio. Accendo la fiamma. E inserisco la crema di burrata e pistacchi. Una volta che otteniamo questo risultato, spegniamo e la mettiamo da parte. Vedete? Una crema deve essere liscia e fluida. Vedete? Spegniamo. I ravioli sono quasi pronti, adesso vado a preparare il piatto. Sul fondo del piatto vado a mettere un pochino di crema di burrata e pistacchi. In questo modo. E adesso vado a sistemare i ravioli. Metto un pochino di
granella di pistacchio sopra. E i miei ravioli ripieni di ricotta e spinaci su crema di burrata e pistacchi sono pronti. Adesso tocca a voi replicare la mia ricetta. Fatemi sapere sotto nei commenti cosa ne pensate. Vi voglio mostrare l'interno del raviolo. Guardate. Guardate che meraviglia. Se questo video vi è piaciuto, lasciate un bel like, iscrivetevi al mio canale, condividete. Inoltre vi ricordo che se toccate la campanellina sotto a destra, potete restare aggiornati su tutti i video che andrò a pubblicare durante la settimana. Vi invito anche a iscrivervi al mio gruppo Facebook e di seguirmi sul mio Instagram. Vi lascio sotto in descrizione i link. Grazie, un bacione a tutti e alla prossima video ricetta!